Grazie, soltanto per precisare che con questo emendamento sono state superate le osservazioni di ragioneria e Dipartimento Risorse Economiche e grazie proprio anche al supporto dei tecnici del Dipartimento Sport. Sono delle osservazioni molto particolari, ad esempio la proposta iniziale prevedeva il pagamento per queste attività soltanto attraverso un bonifico bancario e si indicava l'IBAN. È stato espresso che molto generalmente qualsiasi tipo di pagamento va bene per queste attività. Un'altra osservazione riguardava il regime dell'IVA, ovvero la richiesta era di specificare se l'IVA fosse compresa oppure no. E giustamente nel testo si specifica che l'IVA non è compresa. Quindi sono dei piccoli aggiustamenti. L'ultimo riguarda i coefficienti specifici, appunto, degli impianti speciali che sono stati differenziati rispetto a quelli degli impianti base. Anche in questo caso è stato fondamentale il lavoro del Dipartimento Sport, che ringrazio nuovamente.